puntualissimi anche questa sera. Ecco, iniziamo con la sigla. Questa sera abbiamo la sigla. Iniziamo, eccola qui. Lai la la, credo in una scuola. Buonasera, benvenuti alla 44esima puntata di Piazza Bassanese. Hashtag Piazza Bassanese. Siete tutti benvenuti in questa piazza, solo posti in prima fila. E intanto vedo arrivare i vostri occhi proprio qui, qui sopra me. Oggi è il 22 maggio. Valentina, benvenuta, la prima in questa piazza, un abbraccio fortissimo. Ecco, spengo la sigla di questa piazza, che oggi ho iniziato con la canzone Credo in una scuola, e inizio a condividere il link di questa serata. Eccomi qua, vado dentro la pagina, fatelo anche voi. Buonasera Lili, saludos Lili, buonasera. Eccoci qui, sempre direttamente dall'Italia, dal Veneto, Padova. Trasmetto oggi, avete visto ieri la sorpresa che ho fatto una puntata ieri pomeriggio, una diretta sorpresa in mezzo al bosco. Spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ho letto un po' di commenti, ma qualcuno che l'ha vista dopo, ditemi cosa ne pensate. E Alessandro Carnevalaro, oggi buona serata, oggi la festa di Santa Rita. Oggi la festa di Santa Rita, è andato Manuel, si è collegato, carissimo Manuel, ecco anche lui tra noi. Igino Canale, ciao, non potevi scegliere sigla migliore, ciao piazza. Matteo Carnevalaro, buonasera, rifacciamo partire la piazza, dai. Allora rifaccio partire la sigla, eccola qui. E intanto condivido il link su... su Facebook, condivido, voi condividete da Facebook, io condivido su WhatsApp, attenzione, ecco qui, vado direttamente sui vostri contatti, tutti voi amici che mi avete dato il vostro numero per essere avvisati, chi vuole lasciare il proprio numero di telefono fatelo in privato su Messenger oppure su info@lucabassanese.it e sarò lieto di mandarvi l'avviso delle dirette. Eccoci qua, in diretta, maratona bassanese serale, venerdì sera, maratona bassanese serale, del venerdì, ecco qua. Copio e adesso dovrebbe arrivare. Ciao Roberta, anche noi siamo qui finalmente. Un bacio a tutti quanti voi, a Sara, a Paolina, a Roberto e poi Doriano Bianchi. Bella piazza Salutoni, siete una piazza meravigliosa. Intanto mi state scrivendo in tanti. Igual para ti, mi dice Lili. Lili, da dove scrivi? Dove sta Lili? Dove sta? In Messico? Marco Benassi, Valentina Moro, ormai sei diventato un appuntamento fisso e a me fa un gran piacere, Valentina, averti qui con me. E poi Margherita Conticelli, buonasera. Solo quella della lettera, ciao, dice Jen Sami. Sono quella della lettera, ok. Spiegami bene, Jill Sani, che non ho colto subito il tuo messaggio, ma spiegamelo perché sai, non sempre si può... così, essere al volo. Roberta Topolin, salutaci. Vi ho salutati Roberta, attenzione, abbasso la sigla. Vi ho salutati Roberta, intanto permettetemi di mandare anche a un'altra lista di nomi questa diretta, ecco qui, sennò poi si arrabbiano. Ecco, l'ho mandata, e poi, ecco qui, anche qui mandiamo, dai che così facciamo una piazza meravigliosa anche questa sera. E poi si parte con le canzoni. Buona cena, un abbraccio dal Brasile, Algemir Antonio, un abbraccio forte. Che ore sono lì? Che ore sono da te? Fammi sapere che ore sono, tu ci dici buona cena, perché sai che qui siamo in un orario serale, e in Brasile, adesso vediamo in Brasile che ore sono. Vado subito a vederlo, perché mi piace sapere con voi come sto. Allora, Brasile... orario, vediamo se me lo dice. In Brasile sono le 15 di pomeriggio. Un abbraccio fortissimo allora a tutti quanti voi amici del Brasile che siete collegati in questo momento. Perla Nera ci saluta, ciao Perla Nera, benvenuta anche a te. E poi ciao Luca da Formello,
Formello, mi sa che l'ho visto l'altra volta. Formello, dov'è esattamente? Formello, dovrei avvicinarmi a questo computer perché sennò devo stendere il braccio. Formello, Formello, ah, capitale del Lazio, giusto? Mi ricordo che l'avevo già cercato. E poi Xenia, Xenia, buonasera Xenia, Bouchon Bac da Parigi, dalla Francia. Dalla Francia, però Bouchon, sei a Parigi o in che zona della Francia? Carmen Gelleni, ciao Luca, un saluto a tutta la piazza. Paola Pedrina, buonasera, un posticino per preghiera di gennaio. E Paola ci chiede preghiera di gennaio. Io me la segno comunque, Paola, poi vediamo, eh. Paola, Paola, preghiera. Gennaio di Fabrizio De André. Lo so che voi come me amate tantissimo il grande Faber. E Stefano Giuntini è collegato. Ciao Stefano, salutami tutta la tua cara famiglia, un abbraccio forte, anche Enrico Cucchiar. Enrico, ho citato proprio ieri sera la canzone di tuo papà. E poi Gabriele Barsotti, buonasera a tutti. Pia Silvia, ciao Luca. Dall'Ucraina, intanto Privet Mai Drusia, tutti gli amici dall'Ucraina, ma Privet Mai Drusia è in russo. E quindi saluto tutta quanta. La zona che delle lingue slave e poi Rossella Bertelli, ciao Luca, Stefano Giuntini, ma insomma state scrivendo in tanti, in tanti, in tanti, in tanti, vi siete collegati, intanto Manuel ci dà un gancio fantastico perché dice, in 7 anni fa, proprio oggi, Don Gallo, Don Andrea Gallo, ci lasciava, ma è sempre in mezzo a noi, ciao Andrea, ovunque tu sia, e non possiamo che iniziare questa nuova puntata hashtag Piazza Bassanese con questa canzone dedicata a Don Andrea Gallo. 7 anni, 7 anni è il suo anniversario. Un abbraccio forte, Don Andrea, ovunque tu sei, ma so che sei vicino a tutti quanti noi, questo è sicuro. Ho conosciuto un uomo con un cappello in testa, ho conosciuto un uomo con un sigaro tra le dita, ho conosciuto un uomo con tanti figli da sfamare. Ho conosciuto un uomo che lottava per amore contro l'ignoranza e l'indifferenza, come un Cristo giù dalla croce per dare voce a chi non ha voce. Ho conosciuto un uomo, profeta dentro il cuore, e i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare. Oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare. Oh bella ciao e portami via, una chitarra per cantare. Oh bella ciao, ciao, ciao. Ho conosciuto un uomo che andava senza fretta tra i vicoli di Genova, Genova Porto, un passo dal mare. Ho conosciuto un uomo che sapeva amare. Ho conosciuto un uomo e scomodo al potere, perché prima d'essere prete era uomo di fede, un uomo che credeva nel Vangelo e nella Costituzione. Parlando di uguaglianza e di liberazione, e i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare. Oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare. Oh bella ciao e portami via, una chitarra per cantare. Oh bella ciao e ciao e ciao. Ho conosciuto un uomo sempre con qualcosa a cui pensare, trafficante di sogni, lui che sapeva amare. Ho conosciuto un uomo quiete di tempesta in mezzo al mare. Ho conosciuto un uomo che lottava per amore, e ditelo alla gente, Don Gallo il suo nome, un uomo con un sorriso bianco come un giglio, che senza dire una parola t'abbracciava come un figlio,
e i suoi occhi erano il mare di Genova che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. Una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. Una chitarra per cantare, oh bella ciao, ciao, ciao. Ho conosciuto un uomo scomodo al potere, perché prima di essere prete era uomo di fede, grande, grande, Don Andrea Gallo. È il suo anniversario oggi e non potevamo che iniziare così questa puntata di Piazza Bassanese Serale, questa maratona bassanese. Stefano Giuntini dice grande Don, Lili dice soy in una parte del Mexico e sta che si chiama Villa Hermosa Tabasco. Villa Hermosa Tabasco, Lili, un abbraccio fortissimo a tutti gli amici di Villa Hermosa Tabasco. E poi Gennaro Caramante, buonasera a tutti, Silvano Chinaia, ciao Luca, grande Luca, grazie a te, grande, tu sei grande, vai. Valentina Guerrieri, buona serata, e Tonia, privet Tonia, grazie che sei qui anche te, mi fa molto molto piacere. Marta Zanon ci saluta, e poi Luca Raimondi, Cristina Boghia, insomma tanti, mamma mia, quanti messaggi sono arrivati. Valentina Guerrieri, mitico Don Gallo, Settimia Martino, sempre vivo il ricordo del Don, grande Don Andrea. Insomma, tantissimi messaggi per Don Andrea Gallo a questo inizio di puntata. Bernardina dice ciao Luca, che bella canzone su Don Gallo. Ilaria Gambini, buonasera a tutta la piazza. Tiziana, Luca, Gianluca Chicchiar è l'autore della canzone che hai citato ieri sera. E hai fatto bene a ricordare, ma un solo figlio piccolo che non si chiama Enrico, forse un altro parente. E allora comunque sia un abbraccio fortissimo, anche se non è il parente. E Luisa Belluzzi, bello, bravo. Sandra dice Gustavi vos cantare, grazie, che gli passa la tristezza quando mi siete cantare, e io ti do un bacio fortissimo. Insomma, siete tanti, mamma mia, devo sfogliare tutti i messaggi. Pelle d'oca dice Luca Raimondi, e Sabiana d'Alessandro, Sabiana benvenuta anche a te in questa piazza, siamo tutti felicissimi di esserci, ciao Piazza Bassanese. Doriano De Santi presente, insomma siete in tanti presenti in questa piazza anche questa sera, mi fa molto piacere. Immagino che abbiate iniziato anche i vostri lavori quotidiani e siate ritornati in qualche modo alle vostre attività. Io vi mando un abbraccio, il famoso abbraccio con bacio, un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi, e comunque mi fa piacere avervi qui, comunque sempre numerosi in questa bellissima e meravigliosa piazza. Na ni na na no ni na 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 ni na na no ni na ni na 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 ni na na no ni na 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 ni na na no ni na ni na na. E questa è la ballata dell'emigrante. Na ni na na no ni na ni na na. E questa è la ballata dell'emigrante. Na ni na na no ni na ni na na. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto mia bella addormentata. Na ni na na no ni na na. Na ni na na no ni na na. Cercare un futuro e trovare un tesoro è per niente facile come lavoro. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Na ni na na no ni na na. Na ni na na no ni na ni na na. Na ni na na no ni na na. Na ni na na no ni na ni na na. Si la mette triste dover partire,
ma sempre meglio che restare qui a morire. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Ma ora ti saluto, mia bella addormentata. E questa è la ballata dell'emigrante, naninara, noninaninara. E questa è la ballata dell'emigrante, naninara, noninaninara. Naninara, noninara. E tra i binari di un'altra stazione nascono i sogni, sboccia un amore. Chissà se i suoi occhi saranno lampare, e i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare. Nani na na ni na na, nani na na ni na ni na na. Ma caro paese che mi lasci andare, chissà se un giorno mi vedrai tornare, cantando una vecchia canzone d'amore. Lumare, lumare, luiento lo sole. 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 Lumare, lumare. Lui è un tolo sole, nani nara non innana, nani nara non innaninnara, nani nara non innara, nani nara non innara. E questa è la ballata dell'emigrante, nani nara non innaninnara. E questa è la ballata dell'emigrante, nani nara non innaninnara. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. E questa canzone la dedichiamo a tutti gli amici musicisti che in questi anni si sono espatriati, a Parigi. Noi siamo andati a trovare i nostri amici in una comunità italiana a Parigi, perché le leggi che ci sono in Francia tutelano la musica, soprattutto la musica indipendente. Un abbraccio fortissimo, e allora lanciamo questo appello: copiate, importante, copiare è una virtù, copiamo le leggi che ci sono in Francia sull'intermittenza. Un abbraccio a Yolanta, grazie di essere qui. Io vi invito tutti quanti in questo momento a condividere questa diretta. Basta che andate direttamente sotto il post e condividete. E una cosa che ho scoperto proprio oggi, me la sono scritta qui, che voi potete, se volete, attivare, andando sopra il post di questa diretta, cliccate sui tre puntini e c'è una campanella. Se voi attivate quella campanella, ogni qualvolta io vado in diretta, quindi anche con le dirette a sorpresa, voi praticamente sarete avvisati direttamente della mia diretta. Quindi andate e cliccate la campanella, così poi sarete automaticamente avvisati. Rita Mazzeo ci dice: ciao Luca, le tue canzoni trasmettono gioia, mi è piaciuta molto la diretta in mezzo al bosco. Rita, sai cosa vogliamo fare di bello? Cioè, sto pensando di fare praticamente in qualche puntata, qualche puntata in esterna. Quindi stiamo pensando di lanciare tipo una diretta del martedì o del mercoledì, oppure non a sorpresa in quel caso, dandoci un appuntamento in qualche luogo dove andrò in diretta. Un'idea che mi era venuta, ad esempio, era una diretta, una delle prime dirette a Vicenza, a Paco Querini, diretta a hashtag Piazza Bassanese per tutti gli amici della piazza.
piazza, o una a Padova, poi magari a Viareggio, insomma, in qualche luogo simbolico, e fare anche qualche appuntamento così in esterna. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari avvisandovi anche prima, così chi vuole può venire anche fisicamente ad incontrarmi in questa diretta. Però saremo sempre online, sempre diretta online, quindi tutti, nessuno escluso potrà venire a trovarci. E intanto Pia Silvia ci scrive: Anna Maccari, molto bella anche l'intervento di ieri sera con Stefano Foro e Marco Piacentini. Io mando un abbraccio fortissimo a Gino Martella per aver organizzato questo incontro. Sì, è stato molto molto toccante anche per me l'incontro di ieri sera. Grazie Anna per averlo ricordato. Che dire? Intanto ciao Luca, aiutiamo Luca e il suo progetto. Maria Stella, grazie di cuore. Guarda, allora facciamo così, ne approfitto visto che tu me l'hai ricordato. Io incollo qui, eccolo. Eccolo qui, nuovo progetto Piazza Bassanese, nato proprio in questa piazza, in questi giorni di sospensione, e non possiamo fare concerti fino a oltre giugno. Insomma, sembrerebbe che forse ci sia qualche possibilità per qualche teatro di aprire a metà giugno, però insomma non è semplice. Il problema qual è? Che tutti i concerti che noi avevamo, che io avevo ad esempio anche all'estero, sono saltati completamente, quindi al di là che riaprono, comunque tutto ciò che è saltato è comunque rimandato al 2021. Ben venga comunque riorganizzarsi e dare vita anche tramite la musica all'esterno. Quindi sostenete anche questo progetto per chi non l'avesse ancora fatto, e ringrazio tanti di voi che hanno partecipato. Fatelo, continuate, se qualcuno può e vuole, comunque avete visto le ricompense, sono tante: CD, magliette, potete addirittura acquistare un concerto in duo oppure in quartetto. Ma assieme a questa piazza vorremmo anche lanciare delle nuove idee, quindi scrivetele anche qui, perché poi voi sapete che il giorno dopo, l'indomani di ogni diretta, io praticamente leggo i vostri messaggi. Quindi se avete qualche idea di una potenziale ricompensa, scrivetelo. C'è Stefano Florio che vorrebbe lanciare una cena con Luca Bassanese. E allora, vediamo, la mettiamo tra le ricompense, cosa dite? Luca merita tutto il bene, grazie Maria Stella, un abbraccio fortissimo. Pia Silvia, noi ci uniamo al tuo abbraccio. Grazie, grazie di cuore. Io vado avanti. Questa canzone qui parla la casta. Non è una donna che porta una grande gonna per nascondere le sue virtù. La casta non sei tu, è una voce che canta in coro, una massa in corpo solo. Non è proprio bella da vedere, poiché la casta è il potere che ammazza la cultura, che affossa l'intelligenza, un potere che non ha sostanza, è come un fungo, vive su di te. È la casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sa come lavare, pulire, smacchiare. È la casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che protegge i figli suoi, che tu non ci sarai mai, che tu non ci sarai mai, che tu non ci sarai mai. Ah, 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 ah. Non è facile da spiegare ciò che per istinto naturale chiameresti cancro del sistema. La casta assai ti lega, è una voce che canta in coro, una massa in un corpo solo. Non è proprio bella da vedere, poiché la casta è il potere. La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare. La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che produce figli suoi, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai. Ha, ha! La, 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 la. È il potere che ammazza la cultura, che affossa l'intelligenza, un potere che non ha sostanza, è come un fungo, come un fungo. Vive su di te. È la casta, questa
cosa le astra. Appicci cos'è conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare, la cassa. Questa cosa le astra. Appicci cos'è conformista, che produce figli suoi, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai. Ha, ha. E tu non ci sarai mai, non ci sarai mai, la casta, intanto arrivano le vostre stickers e Paolo Pedrina dice bella la casta, ho cercato anche di divulgarla perché purtroppo ci imbattiamo spesso con la casta. E la casta, che produce i figli suoi, produce anche una cosa che gli è molto, molto, molto utile, e la cosa che gli è molto utile è questa canzone prossima, la dedico a tutti gli amici della compagnia del Carnevale di Viareggio, cari amici della compagnia che siete collegati qui con me in questo momento, questa canzone è dedicata a tutti quanti voi, nessuno escluso, perché lo sapete che io vi tengo sempre, sempre nel cuore. Lavora per il tuo padrone, ore, 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 ci fa impazzire il direttore, ore, ore, le carte sono tante, milioni di milioni, e qui mi girano i palloni. La burocrazia ruba la vita, il tempo e la felicità, la felicità. La burocrazia ruba la vita, il tempo e la serenità, la serenità. L'amore può aspettare, le carte per l'altare, oh mamma mia come si fa? Fa, 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 la e la la e la e la, la la e la e la, la la e la e burocrazia, la e la la e la e la, la la e la e la, la la e la burocrazia. E di reato in prescrizione, ore, 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 te lo ritrovi sul bancone, ore, 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 l'azienda chiude, l'impresa muore, e la burocrazia ci gode, 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 la burocrazia ruba la vita, il tempo e la felicità, la felicità. La burocrazia ruba la vita, il tempo e la serenità, la serenità. L'azienda chiude, l'impresa muore, e la burocrazia ci gode. La 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 burocrazia, la 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 burocrazia, è una follia, portami via, amore, 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 è una follia, portami via, amore, 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 è una follia, portami via, amore, 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 è una follia, portami via, amore, amore, amore. La 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 la. L'azienda chiude, l'impresa muore, e la burocrazia ci gode. Everybody! La 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 burocrazia, la 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 burocrazia. Burocrazia, burocrazia, ammazza che vista, dice lo dire Bigre. Cosa hai visto? Cosa hai visto, Elo? Facci sapere cosa hai visto. E insomma, ammazza che vista, perché ho letto, adesso ho capito, ho letto il tuo messaggio quando sei arrivata. Sì, diciamo che ho una vista un po' strana, perché non è che ci vedo molto, sono un po', lo ammetto, sono un po' accecato, perché sono astigmatico, quindi in teoria dovrei mettere io a fuoco dopo gli oggetti, però intanto io vi vedo. Elodie, io nemmeno con gli occhiali ci leggo a quella distanza. E Patrizia Rizzi, arrivo, salutami la piazza. Poi c'è un problema, io mi faccio fare gli occhiali, poi ne ho già fatti vari, mi viene mal di testa e niente, e li tolgo, perché comunque il mio cervello è come se si adattasse poi a... e riesco a leggere lo stesso, quindi insomma io mi trovo bene lo stesso, leggo, vedi, tu hai visto me e Patrizia Ricci, arrivo, saluti a tutta la piazza. Per Paola che me l'ha chiesto anche l'altro giorno, io voglio cantare questa canzone, è una canzone meravigliosa di un cantautore, come sapete, che ha sempre cantato gli ultimi in un mondo in cui
tutti devono essere sempre santi subito, dove devono essere i primi della classe. E insomma, si è sempre lodato il grande, il grandissimo Fabrizio De André. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare. Quando verrà il tuo cielo, là dove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce stanche. Fate che a voi ritorni tra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra dimostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio tra le sue braccia accoglierà in silenzio di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che hanno vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio, meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce, Dio, che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Na 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 na. Che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Vedrai, vedrai,
vedrai che passerà. Non so dirti come e quando, ma vedrai che passerà. Vedrai, vedrai, vedrai che passerà. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno passerà. Grazie a Paola per avermi chiesto questa canzone che Fabrizio De André scrisse e dedicò al grandissimo Tenco. Scusate, ma sono molto emozionato in questo momento, perché quando canto e interpreto canzoni di questo tipo l'emozione è molto molto grande. Io, come avete sentito, cerco di interpretarle a modo mio e nella mia tonalità, nel mio modo di fare. Paolo Michelazzo, forza ragazzi, dopo questa performance sosteniamo il progetto, grazie. Lucia Zanotto, ciao Luca, ciao a tutta la piazza. Carissimi, carissimi amici, ne approfitto per dirvi che in questo nuovo progetto dobbiamo anche pensare tutti assieme. Lo dicevo prima, me lo diceva prima Stefano, pensare anche a qualche cover da inserire dentro, perché no, alcune canzoni. E avete sentito interpretazioni anche di altri artisti in questa piazza, oltre alle canzoni scritte da me assieme al grande maestro Stefano Florio. Avete sentito alcune interpretazioni e magari un omaggio all'interno di questo album Piazza Bassanese. Pensiamo che sia anche doveroso farlo, e quindi siate voi un po' a darci l'indicazione. Grazie Sabiana, vedo che capisci. Allora puoi capire. Lucia Zanotto, arrivata in questo momento. Grazie Luca Brividi, grazie, grazie. Lili, me incantamo. Stefano Florio, grande Piazza Bassanese. Ecco, e io vi segno qui per chi non conoscesse il progetto. Andate a vedervi bene di cosa si tratta, ma lanciatemi anche la vostra idea. La vostra idea di che canzone, di cover, e poi anche dobbiamo scegliere la scaletta delle rivisitazioni. E le rivisitazioni che sono canzoni già che avete sentito, che non sono inediti, perché alcune canzoni saranno inediti, altre saranno rivisitazioni. Pensiamoci assieme, vediamo. Io un po' un'idea ce l'ho, perché in queste oltre 70 ore di diretta qualche idea me l'avete fatta venire, delle canzoni che amate e che volete sentire incise in questo nuovo album. E chissà, intanto iniziamo così. Sostenete, sostenete, più ci sosterrete meglio è, perché io, guarda, ho già idea che se riusciamo a raggiungere l'obiettivo, ma soprattutto a superarlo, magari si potrà lanciare anche una Piazza Bassanese 2. Che ne so, un altro album, un altro CD, insomma, l'energia c'è, voi siete meravigliosi. Vado avanti con questa, con una prossima canzone, anzi, guardate, riprendo in mano la chitarra, perché così invoco la vostra parte migliore con questa canzone che ha per titolo La parte migliore di te. Mi è arrivata qui davanti e voglio farla. S'hai rotto il vetro del tuo cellulare, non lo cambiare e lascia ogni cosa al suo divenire. Se oggi non hai voglia di studiare, che ti metti a fare? Potresti soltanto farti del male. È la parte migliore di te, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te di cui il mondo ha bisogno. Oh, 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 è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te di cui il mondo ha bisogno. Se oggi non hai voglia di cantare, non ti preoccupare,
accendi la radio o questa diretta e poi lasciati andare. Abbiamo tutti un sogno da inseguire, non lasciarlo andare, perché dentro quel sogno c'è la tua parte migliore, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, di cui il mondo ha bisogno. Migliore di te, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, di cui il mondo ha bisogno. Il tempo che passa, l'estate alla porta, il cibo cinese, la box thailandese, il muro dipinto, le foto a colori, la radio e i fumetti, le scritte sui muri, tua madre che grida, è ora di cena, la telegiornale, la solita cena, le feste, il patrono, la Pasqua, Natale, ti prego Giovanni, ora lasciami andare. La parte migliore di te, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, di cui il mondo ha bisogno. Oh, oh, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, è la parte migliore di te, di cui il mondo ha bisogno. È la parte migliore di ognuno di noi, di cui il mondo, tutto il mondo ha veramente bisogno. Siate sempre la parte migliore di voi. E qual è la parte migliore di noi se non quella che ci fa sentire esseri umani, pieni di luce e di gioia? E intanto c'è Andrea Parker, e non è semplice coltivarlo nella propria esistenza, nella propria vita, perché insomma è un passaggio che si fa da quando si è bambini. E allora io mi dico, ascoltiamo le nuove generazioni, ascoltiamole, facciamone tesoro, perché loro possano esprimere nella vita la loro parte migliore. E per esprimere la loro parte migliore, le nuove generazioni hanno bisogno di essere ascoltate. Ascoltiamo tutte le nuove generazioni, mettiamoci in ascolto e insomma, crediamo tutti in una scuola libera e pensante. Oramai io l'ho capito in questa piazza, che tutti quanti abbiamo questo desiderio di una scuola libera e pensante, dove si rispettino i tre punti cardinali di ogni essere umano: mente, la mente, il corpo e il cuore. Un giorno scrissi una lettera ai dirigenti scolastici parlando della disciplina del cuore. La disciplina del cuore, che cos'è la disciplina del cuore? Insomma, non è semplice, non si possono lasciare le emozioni, l'educazione alle emozioni non si può lasciare al caso. Devono essere in qualche modo supportate da chi sa che cos'è la disciplina del cuore. E quindi anche all'interno degli istituti scolastici io invito gli insegnanti, ma non solo gli insegnanti farebbero incontri con gli artisti ogni sera, ogni giorno, ogni mattina. Figuratevi, gli insegnanti sono meravigliosi, ma nonostante tutto loro cercano di portare questa bellezza all'interno delle scuole. Ma io lo dico ai provveditorati dello studio: serve l'arte. Non si può pensare che un'intera classe non vada almeno 10-15 volte all'anno in teatro a vedere un'opera, ad ascoltare musica. Insomma, è fondamentale, tutto questo è fondamentale. Questa canzone è proprio per seguire questo grande sogno. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Credo in una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno: coltivare cuore e mente, l'arte della vita come unica insegnante, la matematica del cielo, la sapienza delle piante. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Credo nello sguardo, nell'incanto di un bambino a cui nulla può insegnare,
nella luce di un mattino. Credo in una scuola che io non ho mai vissuto, ma che a volte nello sguardo di un maestro ho incontrato. La e la e la, la e la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. La e la e la, la e la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la. Credo nello sguardo di chi pensa che insegnare non sia solo un mestiere, ma la forza di cambiare, di cercare nella vita nuovi mondi da esplorare contro l'odio, l'ignoranza e le miserie quotidiane. La e la e la, la e la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Credo in una scuola, credo in una scuola libera, libera pensante. Perché? Perché? Perché se non cambia il cuore, non cambia nemmeno la mente. Vogliamo essere artefici di un qualsiasi cambiamento in questo mondo? Ascoltiamo le nuove generazioni. Mettiamoci umilmente in ascolto delle nuove generazioni. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. C'era una donna che cercava una terra e non la trovava mai. C'era un bambino che cercava una stella e non la trovava mai. C'era una vita che sembrava più bella, ma nascondeva una verità. Dietro le tende della notte, dormimi accanto felicità. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, 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 adelante. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante.
adelante, 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 se il cuore cambia, cambia la mente, adelante, adelante, il cambiamento non è distante, adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente, adelante, 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 adelante. Adelante amici compañeros, adelante, adelante amici compañeros, il cambiamento non è distante, perché se cambia il cuore, se cambia il cuore, quando cambia il cuore cambia, cambia anche la mente. Intanto tantissimi sono i messaggi che sono arrivati in questo momento. Andrea Parche, ops, quella che indossa sono accecato, la maglietta sta parlando. Sabiana D'Alessandro, bella, amo questa canzone perché dovrebbe essere il tassello da cui partire, la cultura e tutto ciò che ricordi dopo essere stata a scuola, quindi se la scuola lasciasse, lasciasse momenti più veri, più veri, più veri, più veri. Leggiamo, leggiamo tutto il messaggio di il messaggio, eccolo, eccolo, il messaggio di Sabiana. Se lasciasse, se la scuola lasciasse momenti più veri e toccanti, ogni bambino avrebbe il ricordo di qualcosa di davvero costruttivo negli anni a venire. E magari da grandi tranne un'ispirazione per costruire qualcosa di meraviglioso da lasciare, perché la poesia più bella è sentire, percepire la grandezza del mondo in ogni sua specie e manifestazione. Sabiana, grazie, grazie di cuore. Ma quanto bravo sei Luca, dice Andrea Rinaldi, adelante Tiziana, Irina, bravo Luca, Barbara Zeni, e quella che indossa con la frase degli alberi. E state già parlando della maglietta, anche perché dovremmo, intanto, signori miei, siamo arrivati a meno 10 alle 9, il tempo è volato tantissimo, veramente oggi, io non so voi, ma a me è veramente volato, quindi vuol dire che sono stato benissimo con voi. E poi, ma quando mai non sono stato bene con voi? E intanto ci salutano appunto dall'Ucraina. Privet, mai drusia, spasiba, spasiba, cari amici ucraini. E Carmen Gelleni, fantastico. Giudice Belli, fantastica, grazie. Barbara Zeni, Frida, la grande Frida. Ricorda il carro meraviglioso della famiglia Le Big Roger, Frida. E poi, dal titolo Adelante. E altri messaggi che arrivano, voi Maria Stella, stupenda Adelante, c'è anche la versione famosa di De Gregori, sì, c'è una canzone di De Gregori che si titola Adelante, Adelante, sì, è proprio vero. E poi Luca canta Il mondo che cambia, grazie, grazie di cuore. Sabiana Alessandro, chi l'ha scritto questo? L'ha scritta Maria Teresa Staino, grazie, grazie di cuore. Andrea Parker, i miei messaggi leggi solo quelli che non devi. Andrea Parker, tu non hai il potere, come si vuol dire, c'è chi ha il della sintesi, come si dice, il potere, non il potere, ma è giusto così, sii te stesso, Andrea Parker, esprimiti, scrivi in questa piazza, sai che tanto l'indomani io leggo i vostri messaggi e quindi leggo tutto. Salvatore Genovese, sei stato un grande, grandissimo Salvatore Genovese, se sei Salvatore Genovese che intendo io, c'è un amico di infanzia e ti mando un abbraccio fortissimo. E poi Anna Pezzola, ciao Luca Grande e Pachita, ciao Luca, ciao Pachita, Elisa Orrico, dono, grazie, grazie di cuore Elisa, grazie di cuore, dono, il dono, dono, bravo. Il dono della sintesi, il dono della sintesi, sono arrivate le vostre dono. Allora, proprio per il dono della sintesi, io qui mi incollo senza tanta sintesi. Parlando di dono, sostieni il nuovo progetto e vado avanti in questa maratona. E sappiate che arrivate alle 9, arrivati alle 9, alle 9. Farò una, come ho annunciato l'altra volta, facciamo un primo tempo e secondo tempo, come se fossimo in teatro. Non c'è una pausa tra i due, ma c'è semplicemente lo spegnimento di una diretta e l'accensione di un'altra diretta. Intanto stavo leggendo il mio messaggio, sostieni il nuovo progetto Produzioni dal Basso, ringrazio anche Produzioni dal Basso per aver ospitato nella loro piattaforma, una piattaforma che ospita delle produzioni veramente interessanti e soprattutto delle produzioni che sono legate alla musica indipendente. In questa piattaforma in questo momento potrete trovare anche il crowdfunding di Ginevra Di Marco, insomma artisti che cercano di fare una musica in maniera indipendente e soprattutto libera, libera da qualsiasi forma, da qualsiasi condizionamento dall'esterno. E insomma, se siete anche voi di questa idea, di questa filosofia, potete diventare questa volta protagonisti di questo progetto. Sabiana D'Alessandro, Marco ti saluta, grazie, un bacione a Marco. Salvatore Genovese, sono proprio io, grandissimo Salvatore. Allora, la leggenda del pesce petrolio la dedico a te, non so se la conosci questa canzone? Arriva il pesce petrolio, arriva il pesce petrolio. Arriva il pesce petrolio, arriva il pesce petrolio. La, 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 la.
non allontanarti troppo, se ti perdi sono guai. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Non ha squame e nero sul viso, si muove a stento in modo impreciso, ma se gli capiti addosso come una meba ti incollerai. E poi giù, giù, giù in fondo al mare, giù, 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 giù dove l'uomo non può arrivare, tra scheletri di balene lui ti porterà. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Non allontanarti troppo, se ti perdi sono guai. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Scienziati di tutto il mondo, venite, venite, c'è una specie nuova, è una rarità, sembra più morta che viva, forse primitiva, nera sul corpo e sul viso, è una rarità, è una rarità, è una rarità. Arriva il pesce petrolio, arriva il pesce petrolio. Se ti perdi sono guai. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Non allontanarti troppo, se ti perdi sono guai. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Un giorno la piccola formica andò dal vecchio ragno e gli chiese: ragno, perché due zampe, due zampe più di me? E il ragno le disse: se t'avvicini saprai la verità. La piccola formica si avvicinò, innocente, incurante, così vicina al vecchio ragno che poteva osservare le sue fauci e i suoi mille occhi che la scrutavano senza perderla di vista un momento. Ad un tratto il vecchio ragno si alzò con tutte le sue zampe e senza lasciare un secondo di respiro alla piccola formica: sono un aracnide, le disse, non sono un insetto. Poi le fece una carezza e la lasciò giocare tutto il giorno sulla sua grande ed immensa ragnatela, che se non lo sapete è perfetta per saltare, rimbalzare e fare mille, mille capriole. Per chi avesse pensato che il vecchio ragno avrebbe mangiato la piccola formica, si consiglia di avere più fiducia nel prossimo. Non allontanarti troppo, se ti perdi sono guai. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Non allontanarti troppo, se ti perdi sono guai. Arriva il pesce petrolio che liscio come l'olio ti mangerà. Hum! E questa era la leggenda del pesce petrolio, e con questa finiamo il primo tempo di questo appuntamento, di questa piazza bassanese, intanto io mi ricompongo un attimo. Allora, facciamo così, come promesso, primo tempo, secondo tempo, io rimango con voi, intanto Rita Mazzeo ci dice: grazie per la stupenda serata, nelle tue canzoni ci sono sempre bellissimi messaggi. Grazie a te Rita di cuore, veramente, veramente, fantastico, dice Maria. E Stefano Froio, povero pesce petrolio. E poi Piera Bizzotto, Luca, vedo la chitarra, vai di promessa. Ma non la ricordo più quella canzone. Piera, mi chiedi una canzone che è pre il primo album. Niente, se tu ce l'hai mandamela. Stella, Maria Stella Galati, vorrei vedere questa piazza, vorrei vedere questa piazza, sai, dice Luca, in un'arena antica, una cava d'epoca greca, teatro all'aperto, dove tu al centro ti esibisci e noi sulle scalinate a battere le mani e cantare con te. Guarda, mi hai anticipato un concetto che vorrei scrivere, proprio, intanto vedo i vostri, intanto saluto qui gli amici,
un abbraccio in diretta, ecco qua. Mandato. Sì. Allora, l'amico Michele Piazza ha letto, giustamente conosce Piazza Bassanese, allora ha detto che è un binomio perfetto. E allora io gli ho mandato un saluto. E grande, grande, anzi, la piazza, gli scrivo, eccola qua, la piazza ti saluta. Perfetto, intanto sono tanti i messaggi che sono arrivati anche qui su WhatsApp, ma lo sapete che su WhatsApp non riesco a... Alex Corlazzoni mi ha ricordato, grande Alex, un abbraccio fortissimo, mi ha ricordato l'anniversario di Don Gallo, l'abbiamo celebrato e cantato proprio all'inizio. Grande Alex, se ci stai ascoltando, un abbraccio fortissimo anche a te. Insomma, io chiudo questa prima parte di diretta, volevo leggervi, ecco, volevo leggervi un messaggio, eccolo qui. Senti qui, Maria Stella, proprio per quello che tu hai detto. Io, la piazza è un luogo aperto. La piazza è l'agorà, luogo dell'incontro, della cultura e dello scambio. Idee, sogni, speranze, tutto passa attraverso la piazza che raccoglie il confronto come un bene comune, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione. La piazza è la nostra storia, quando ci affacciamo sul palcoscenico della vita, condividendo i nostri timori e le nostre speranze. La piazza accoglie e ascolta, traducendo in musica e parole un sentimento comune dettato dall'istinto di un volo. Spero che anche voi vi ritroviate in queste parole che io ho scritto e che vorrei aggiungere, se voi siete d'accordo, se siete d'accordo anche voi come piazza, in quello che è il progetto che trovate qui, che come alcuni di voi ben sanno, eccolo qui, ve lo incollo. Vorrei aggiungere all'inizio perché questo è il sentimento e il concetto di piazza che a me e a Stefano piace così, diffondere e raccontare. Vogliamo sempre di più dirvi a voi e svelarvi quello che sono i nostri pensieri legati proprio a questo modo di fare musica e parole. Allora, grazie Valentina che ci dice bellissime parole. Allora, io chiudo questa diretta, ne riapro un'altra puntata e non puntata, ma secondo tempo di Piazza Bassanese. Ricollegatevi. Un abbraccio fortissimo. Ciao, ciao.